presenti iscritti sono stati concepiti nell'isola di Ventotene negli anni 1941 e 1942. In quell'ambiente d'eccezione, fra le maglie di una disciplina rigidissima, nella tristezza dell'inerzia forzata e nell'ansia della prossima liberazione, si fece strada nella mente di alcuni l'idea che la contraddizione essenziale, responsabile delle crisi, delle guerre, delle miserie che travagliano la nostra società, è l'esistenza di stati sovrani, geograficamente, economicamente, militarmente individuati, che considerano gli altri stati come concorrenti, potenziali nemici, che vivono in una situazione di perpetua guerra di tutti contro tutti. Negli autori dei presenti scritti si era radicata la convinzione che tutti i problemi, da quello delle libertà costituzionali a quello della lotta di classe, della presa di potere, ricevono una nuova luce partendo dalla premessa che la prima meta da raggiungere è quella di un ordinamento unitario in campo internazionale. L'ideale di una federazione europea si presenta oggi, alla fine di questa guerra, come una meta raggiungibile. Nel totale rimescolamento di popoli in tutti i paesi soggetti all'occupazione nazista, nella necessità di ricostruire su nuove basi un'economia quasi totalmente distrutta, di rimettere sul tavolo tutti i problemi riguardanti i confini, in tutti questi elementi sono da ravvisare i dati che rendono attuale come non mai il problema dell'ordinamento federale di un'Europa libera e unita. Se lasceremo risolidificare la situazione nei vecchi stampi nazionalistici, l'occasione sarà persa per sempre e nessuna pace, nessun benessere duraturo ne potrà avere il nostro continente. Il nostro movimento ha pagato il suo duro contributo di carcere per la causa comune. Vive ormai da circa 2 anni la difficile vita clandestina sotto l'oppressione fascista e nazista. I suoi aderenti provengono dalle file dell'antifascismo e sono tutti in prima linea nella lotta armata per la libertà. I presenti iscritti vogliono essere una proposta di discussione. Il nostro augurio è che nella presente atmosfera arroventata dall'impellente necessità dell'azione portino un contributo di chiarificazione che renda l'azione sempre più decisa, cosciente e responsabile.